Allora, mister Mecchion, un breve commento sulla sconfitta di domenica a Real Cassino, sicuramente insomma una tappa fondamentale, ma chiaramente bisogna riprovarci in futuro. Com'è andata lì? No, sicuramente sappiamo che era una tappa importante, non fondamentale e non decisiva, perché abbiamo incontrato una squadra di categoria che se si trova lì non è per caso. È ovvio che il campo purtroppo non deve essere più un alibi, però purtroppo quei tipi di campi stretti, di terra, dove l'aspetto qualitativo e tecnico va in secondo piano, una squadra tecnica come la nostra sicuramente sapevamo di incontrare difficoltà. Se poi analizziamo la partita e vediamo che dopo 5 minuti riusciamo a spianargli la strada con un rigore evitabilissimo da parte anche di un giocatore importante come Marco, è ovvio che poi la partita si mette in salita contro una squadra che aveva subito solo 3 gol fino all'ora in casa, quindi la diceva lunga sulle difficoltà che potevamo avere in quella partita. Però ripeto, non è decisiva, perché già domenica abbiamo un altro scontro diretto contro la prima della classica, in questo caso è Litri, è rafforzata anche nel mercato di dicembre, e quindi dobbiamo tirare fuori tutte le nostre potenzialità per far sì che in casa riusciamo a recuperare subito 3 punti importanti che ci proiettano di nuovo per la corsa all'obiettivo dei primi 3 posti. Ha confermato Real Cassino di essere quella squadra compatta che conoscevamo già, insomma. Sì, il Cassino è la squadra di categoria, la squadra che lascia gli altri bel gioco, insomma. Fatta di concreta, determinata, forte fisicamente, magari un po' lentina dietro, però in un campo piccolo in quel modo, quando gli spazi sono molto stretti, la lentezza non è così dannosa una difesa come loro. Certo, in un campo grande così, una difesa lenta in quel modo andrebbe più in difficoltà. Lì riescono a gestire meglio queste difficoltà. Fisicamente sono molto bravi, quindi mettendola anche sulle palle lunghe come abbiamo preparato noi, ci siamo resi conto subito che strutturalmente loro erano superiori a noi nella fase difensiva loro, e quindi mentre loro riuscivano con queste palle lunghe ad avere sempre la meglio a livello fisico, e quindi abbiamo trovato queste difficoltà. Abbiamo provato, secondo me anche abbastanza bene dopo il gol, di mettere la palla a terra per cercare di snaturarci meno possibile, però non riuscendo mai a essere pericolosi. E poi loro, ripeto, nel secondo tempo forse noi non siamo entrati in campo, perché non abbiamo ripetuto quei 20-25 minuti che abbiamo fatto dopo il gol, e loro sono stati bravi ad assorbire bene tutte le nostre iniziative, a gestire bene il loro vantaggio e a portare a casa meritatamente la vittoria. Parliamo adesso di questo prossimo match fondamentale. Ho letto fuori il cartello che sarà una giornata bianco-rossa, quindi mi sembra che è un evento sicuramente importante. Dopo il derby, credo che sia un altro derby sicuramente da gustare, da vedere, no? Sì, sicuramente sarà una partita bellissima, perché incontriamo una squadra che sta facendo molto bene, imbattuto da tanto tempo, adesso non ricordo, giornate in casa e in casa in campionato, e quindi, ripeto, rafforzata con giocatori importanti come Marinello, Di Roberto, Mastroianni, e quindi una squadra che è sicuramente diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata, e quindi verrà qui a giocarsela, perché non penso che verrà qui a Gaeta ad aspettarci, e quindi sarà una bella partita aperta a qualsiasi risultato, e quindi invito tutta la gente di venire a vederla, perché penso, insomma, che ci sarà da divertirsi. Poi a livello di formazione, voi avete qualche problema? Mi sembra di aver visto Otero allenarsi a parte. Purtroppo quello che ho detto ai ragazzi, oltre alla partita, quindi aver perso la partita, abbiamo sicuramente dei giocatori in grosse difficoltà fisiche, perché sia il campo sia la grande determinazione degli avversari fanno sì, abbiamo Ciotola con problema, un trauma cranico, quindi fermo sicuramente per quasi 10 giorni per la botta in testa che ha subito. Abbiamo Pau con un problema, abbiamo Barrera, abbiamo Cano, Hamza che non recupera, sicuramente abbiamo delle difficoltà,
qualcuno di questi verrà recuperato, ma verrà recuperato sicuramente non in perfette condizioni, perché è una settimana che faranno differenziato e quindi valuteremo sabato in rifinitura se sono al 100% per poter scendere in campo. Rispetto alle altre squadre incontrate qui in casa, l'Inter che cosa ha di più oppure non ha niente di particolare, è una squadra sicuramente imbattibile? Io penso che l'Inter rispetto alle altre la vedo completa in tutte le parti, non vedo punti deboli in quella squadra. Se devo dire, il Cassino per esempio dietro mi sembra che è un po' lento, anche con i buoni giocatori, ma li vedo lenti, quindi in un campo grande può trovare delle difficoltà. L'Itri è una squadra più completa nei reparti e secondo me sono almeno 5-6 giocatori che giocano insieme ormai da tanti anni, quindi hanno un'amalgama diversa rispetto a squadre che magari costruite per vincere quest'anno, come il Gaeta stesso e come il Cassino, come qualche altra squadra. E quindi è una squadra secondo me difficile da affrontare, ma nello stesso tempo stimolante, perché sa di incontrare una signora squadra e quindi le motivazioni sicuramente aumentano, perché batterli sarebbe una grande soddisfazione. Probabilmente rispetto al Cassino sarà una squadra che giocherà alla pari, nel senso che non si chiuderà e quindi non farà diciamo questo, così. Questo è quello che mi auguro, che verranno qui e penso che anche per dimostrare che all'andata, perché penso che all'andata non abbia fatto una grandissima partita rispetto a loro, e quindi loro sicuramente vorranno venire a riscattare quella opaca prestazione che hanno fatto all'andata e confrontarsi con una squadra di livello come la nostra alla pari, e quindi penso che verranno a giocarsela. Questo è il mio augurio. Per vedere una bella partita bisogna che due squadre giochino a calcio entrambi e nessuna delle due cerca di difendersi e basta, quindi io penso che loro verranno a giocarsela. Il campo sicuramente lo permetterà a entrambi di giocare una partita aperta. Ripeto, è una partita da tripla, il fattore campo ritengo quando due squadre sono sullo stesso livello viene azzerato, quindi una partita da tripla vincerà chi più riuscirà a stare in partita a livello qualitativo per 90 minuti. D'accordo, appuntamento a domenica, ripetiamo, la giornata è la giornata biancorossa per domenica, quindi sicuramente insomma ci aspettiamo un pubblico delle grandi occasioni. Io ve lo auguro, invito tutti i nostri tifosi ma anche quelli avversari di venire al campo, perché sicuramente si affronteranno due squadre importanti che fanno del bel gioco l'aspetto prioritario in questa categoria, e quindi ci sarà solo da divertirsi e poi vinca il migliore. Bocca al lupo. Crepi.